Rieccoci. Bene, la democrazia è salva. Perché? Perché abbiamo oltre 500 candidati a consigliere comunale in quel di Lamezia, perché abbiamo 6 candidati a sindaco a Lamezia, 5 candidati a sindaco a Vibo, un sacco di liste a Soverato, il PD poi si sta facendo carico di tutto, sia della maggioranza che dell'opposizione. La democrazia è salva. Peccato che a Platì non ci sarà il ritorno della democrazia perché non si voterà. Peccato che a San Luca non si voterà. Sono due paesi che hanno una storia terribile alle spalle, ma proprio per questo erano due paesi dove andava fatto un grosso investimento culturale e politico. Quando si vota per le regionali, quando si vota per il Parlamento, non ci si tira indietro rispetto al non voto di Platini. È grave anche quello che dicono a Platini, dicono: ma che votiamo a fare? Tanto poi ci sciogliete per mafia. Perché è chiaro che a Platini si fa un investimento a lungo respiro o non si esce. Ma ci sono anche altre località dove si vota, ma si vota con una sola lista. Allora, di tutto questo non pare che ci sia, sì. Ne abbiamo sentito parlare nella conferenza stampa che il vice ministro Bubbico ha tenuto a Catanzaro sull'ordine pubblico, la sicurezza. Ma non mi pare che ci sia una grande attenzione, una grande scommessa del sistema dei partiti politici. Non mi pare che l'antimafia, sia i reduci di quella con la partita IVA, sia l'antimafia senza partita IVA, cioè, si stia preoccupando di questo vulnus alla democrazia. Guardate che non c'è peggior inquinamento mafioso del voto di dove non si vota. E se in due centri che a torto o a ragione vengono indicati come punto di approdo, di riferimento della criminalità transnazionale, come San Luca e Platì, non si va a votare, è veramente una sconfitta devastante per qualsiasi forma di riappropriazione da parte dello Stato, da parte della democrazia di quelle realtà, di quella comunità. Ma non mi pare che su questo ci sia una discussione. Mi pare che su di questo si eserciti invece una forte rimozione. Sì, il garantista lo ha detto, qualcun altro gli ha dato spazio, ma è una presenza così, giusto per mera ragione di cronaca, e anche su questo che invece si misura la volontà di voltare pagina in Calabria. E non so, io non ho idea, francamente adesso sento questo ritornello continuo, bisogna fare in modo di dare una nuova immagine alla Calabria, ma se non iniziamo da Platì e da San Luca, da dove vogliamo iniziare?